Essendo i giovani la realtà più martoriata, diciamo, in questo paese e contemporaneamente l'unica su cui questo paese può scommettere, insomma, per uscire dall'angolo, mi sembra bello vedere anzi i giovani che celebrano se stessi e le potenzialità delle loro idee. Creativi, coraggiosi, appassionati, eccoli i ragazzi del Roma Creative Contest, melting pot di un cinema nuovo fatto di cortometraggi, animazione e nuove forme d'arte che rubano immagini per farle vivere dentro telecamere d'autore. Tanto fermento e idee hanno caratterizzato quest'anno un'edizione davvero contemporanea, dove tra 500 filmmakers ne sono stati scelti 24 che hanno raccontato in pochi minuti realtà immaginarie e immaginate, ma anche vissute, dove ironie e crudeltà si sono alternate come quadri colorati che hanno saputo delineare tratti inediti dei ragazzi di oggi. Hai mai provato a dirle ti amo anch'io? Un teatro gremito anche quest'anno, il Teatro Vittoria, dove si sono esibiti performers che hanno omaggiato il cinema italiano con pièce coinvolgenti e innovative. E non sono mancate le nuove forme di espressione come quella presentata dai The Pills, l'esilarante web series rivelazione del canale interattivo YouTube. Finché non metti il posto della vetta, ha detto che la polizia non la chiama. Che palle, zio, c'ho 27 anni e ancora con sta cameretta! Ma pure te, almeno il letto rifallo, i calzini li puoi mettere almeno nel cesto dei panni sporchi. Ma è la mia camera, decido io, Luigi, Ma pure te! la camera dentro casa dei tuoi Che genitori! palle! Moltissimi giovani tra pubblico e critica, registi e attori under 30 che hanno saputo modificare la finzione per rendere reale ogni fotogramma senza imbattersi in racconti surreali, mandando ben oltre le semplici immagini, un coinvolgimento totale che ha visto anche spettatori esperti di ogni età. Tra le sezioni competitive cacciatori di immagini riservata ai cortometraggi italiani di finzione, i corti di animazione, una nuova sezione internazionale dedicata agli animati con particolare focus sul 3D e lo stop motion. Cavallo vincente del festival anche i Mockumentaries, documentari di finzione veri e propri che sanno esprimersi con ironia attraverso realtà esilaranti e pure realistiche. I premi assegnati nella serata finale sono stati 11 tra registi, animatori, attori, web design, mestieri e mestieranti di un cinema che ha sempre più bisogno di novità, di volti e idee nuove, inedite pur restando tradizionali nella sua funzione cinematografica. Molti ragazzi hanno saputo dimostrare alla giuria la passione creativa, nonostante i pochi mezzi, riuscendo a trasmettere al pubblico emozioni potenti, concentrate in quei pochissimi minuti che sono di un corto. Un assaggio e una premessa vincenti che promettono per questi nuovi autori già lungometraggi e film veri e propri, forse più costosi ma anche meno complessi, chissà, di un brivido provocato da un minuto di immagini, un'inquadratura, una battuta che spesso e volentieri fanno il film e lo fanno restare nella storia del cinema.